eccoci qua. Ti aspettavo, ciao. Nole, Teo Cannucci. Il mio amico Teo con cui avevo l'appuntamento, l'ho detto prima. Allora, se voi avete da parlare, io magari mi faccio un giro nel paese. Ci vediamo qui fra un'oretta. Ci vediamo all'ora di pranzo. Va vai. Bene. Salve. Allora, Teo, la ricerca è andata. Io devo fare la spesa dove la fai tu. Esatto. Perché devo capire dov'è che tu vai a fare. I miei posti segreti. Sì. E poi inizio a fare una ricetta. Una ricetta che io poi riproporrò a casa di tutti. Questa è l'osteria del tempo perso. Da quanti anni fa? 25 anni. 25 sono invecchiato insieme alla mia osteria. E quando ho aperto ero giovanissimo, quindi. E hai naturalmente un'utenza globale. Sì, diciamo da qualche anno a questa parte ormai Ostuni viene gente da tutte le parti del mondo. Io so che gli inglesi avevano. Sì, gli inglesi da 4 anni sono arrivati in massa. Ostuni ormai è patrimonio dell'UNESCO, per cui viene tanta gente di tutte le parti del mondo. Della Puglia, secondo me, sono molto bravi. Io vengo qui da tantissimi anni a prendere. Buongiorno! A prendere le burratine, il cacio e ricotta, le mozzarelline. E allora che cosa comprerai? Oggi prendiamo le burrate. Burratine o le burrate? Le burratine quelle che prendo sempre io, quelle piccole. Poi il cacio e ricotta e i nodini. E voi qui avete il laboratorio, lo ci producete qui? Bene, grazie. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Adesso dove mi stai portando? Sto portando in questo negozio di frutta e verdura che per me è il migliore. Sono un patito di verdure, di frutta fresca, ma fresca nel senso che appena colta vengono qui, la scaricano e io sono subito, arrivo subito. Lui si chiama Paolo, lui sa che io voglio la roba buona e lui mi dà la roba buona. Oggi prendiamo fiori di zucca, in menù abbiamo fiori di zucca, ripieni di ricotta e menta, in pastella. Quindi il posto più bello che c'è in Puglia.
nostri chef cucineranno questo per voi. Teo, è il San Pietro invece. Il San Pietro è un tipo di pesce. Ma noi sì, quello si può fare al forno, si può fare in crosta di patate, si può questo fare in San Pietro. Questo è San Pietro. Però noi alterniamo le nostre ricette, non facciamo sempre le stesse cose, quindi in genere ci basiamo su quello che troviamo il giorno. Allora, Antonella, sei la moglie di Teo. Sì. Senti, sei tu o qualcun altro? E sarà lui a preparare la ricetta. Che ricetta prepara Rico? Si chiama Rico. Allora, sono dei paccheri con lo scorfano, pesto di basilico con dei pistacchi. Allora, il pesto chi lo fa? Lo preparo io. Tu? Nel pesto ci metto il prezzemolo col basilico. Una manciata di pistacchi. Abbiamo preferito mettere i pistacchi perché si sposa bene con il pesce. Dell'olio, parmigiano e lo andiamo a frullare. Prendiamo dell'olio di oliva. Abbassato la fiamma per non far schizzare. Voi sono il prezzemolo, vero? Questa che fa? È una del letto. Sì, i pomodorini l'hai aperti a metà. Fai saltare. Sì. E questo lo puoi mettere io. Nel piatto. Sì. Ciao bella. C'è anche era molto che sei qui, mamma mia che meraviglia. Buongiorno. Buongiorno. Eccomi qua. Che ci fai mangiare te? Vi faccio assaggiare un purè di fave con cicorielle selvatiche e olio extravergine. Va bene, piuttosto dimmi che cosa ci fai bere. Beh, su questi piatti sostanziosi è normale per mettere un vino sostanzioso. Ed è noi proponiamo un brindisi di Cantina Due Palle. Eccoci qua. Che meraviglia. A te che piacciono le verdure. Guardate che piacciono le ciliegine. Qui se vi va un po' di olio. Che meraviglia. Questo che olio? C'è un olio a crudo da mettere sopra, questo spremuto al freddo naturalmente, con un olio della nostra della zona. Sì. Allora, questo è il vino che abbiamo posto, abbiamo parlato prima. Esatto, sì. Vabbè. Due panne. Cantina Due Panne. Sto vedendo sempre più attento. Beh, è importantissimo, no? Buon dare. Che bello. Sei sempre fantastico, Teo. Allora, questa è la nostra burratina di giornata di meno grano. Burratina meno grano. Stupendo! Che bellissimo! Questo l'ho inventato io, eh? Sì. E adesso che c'è? Naturalmente. Questa è una bruciola d'acido.